Qualche giorno fa su YouTube ed in generale sull'intero web aveva iniziato a spopolare un leak cinese il quale mostrava nomi e tipi di tutti i nuovi Pokémon presenti nel Pokédex di settima generazione. Se siete maggiormente interessati all'argomento vi lascio un video in descrizione a riguardo. In ogni caso molti dopo aver constatato la veridicità di un leak precedente, per intenderci quello che affermava l'assenza di capipalestra, si sono forse fatti cogliere dall'euforia per queste notizie, ma purtroppo per loro, con le ultime novità di ieri, il leak viene drammaticamente smentito, da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Partiamo dalla pre-evoluzione di Beware, che non era minimamente menzionata nel leak e che invece è stata annunciata da CoroCoro. Passiamo poi al Pokémon Castello di Sabbia, il quale possiede la combinazione di tipi Spettro-Terra. Anche in questo caso nessuna traccia di questo Pokémon. Non solo, ma non è presente nemmeno un nome in questo leak che possa minimamente ricondurre ad un castello di sabbia. Sappiamo che molto spesso il nome dei Pokémon è legato a cosa sono ispirati. In questo caso non ci viene dato nessun indizio. Infine, notiamo nel leak la presenza di due Pokémon di tipo acqua-acciaio. In un primo momento potremmo pensare che questi Pokémon siano Yowashi, lo sgombro annunciato il 9 agosto, e il sottomarino rivelato insieme a lui, se non fosse che entrambi sembrano essere lo stesso Pokémon, solamente in due forme diverse. Non è mai accaduto che un Pokémon di questo tipo, ossia in grado di trasformarsi, avesse un'evoluzione. Basti pensare a Pokémon come Gastform o Cherrim, il quale possiede solo una pre-evoluzione. Infine, il nome del Pokémon contenuto nel leak contiene la sillaba Lob, probabilmente derivante dal Lobster, ossia Aragosta. Considerando che Yowashi non è esattamente un astice e che probabilmente si tratta di un tipo acquacciaio, mi sembra alquanto strano che venga introdotto un altro Pokémon con lo stesso typing nella stessa generazione. Infine, dussi in fundo, CoroCoro ha annunciato che rivelerà l'evoluzione segreta di Rockruff, parlando al singolare, esclude quindi ipoteticamente le quattro evoluzioni riportate invece dal leak cinese. La possibilità che quest'ultimo sia comunque vero in parte rimane, ma il fatto che su quattro annunci nessuno di essi fosse stato predetto dal leak e che anzi molti di essi lo abbiano smentito, qualche dubbio personalmente me lo fa venire. Voi cosa ne pensate? Credete ancora nel leak o state iniziando a dubitarne? O ne avete dubitato fin dall'inizio? E cosa ne pensate di questi nuovi Pokémon? Fatemelo sapere qua sotto in un commento. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare sempre con la vostra in ogni caso qua sotto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!